Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Moroni, che mi chiede di parlare del film del 1973 di Florestano Vancini, Il delitto Matteotti, con un grandissimo Franco Nero appunto nel ruolo del deputato socialista e con il miglior Duce mai portato sullo schermo da un meraviglioso Mario Adolfo, un attore che un'altra volta dimostra di essere veramente grandioso quando fa tutta la ringa finale dove il presidente del fascismo finisce di distruggere la democrazia in Italia. È uno degli atti più belli girati secondo me della storia del cinema italiano, proprio perché Adolf si fa prendere alla grande e riesce a trasformare questo Duce proprio nel male puro. Ma la storia è proprio minuziosa e puntigliosa. Vancini con vari storici ricostruisce perfettamente l'omicidio del delitto Matteotti avvenuto nel 1924. Matteotti in piena aula decide di dire giustamente insieme al Partito Comunista e altri che praticamente le elezioni erano state truccate, che i fascisti erano lì perché ce l'aveva messo il re, e il nostro Duce non ha fatto altro che farlo fuori. E noi seguiamo perfettamente, storicamente, proprio filologicamente fatto benissimo il film, tutte le indagini attraverso gli sguardi di chi le ha fatte e di chi le ha subite. E è un film naturalmente che distrugge tutto quello che viene detto di questo proto Mussolini pre ha fatto problemi solo col fascio. No, qui era il 24 e nel 24 i nazisti, ha fatto problemi ai nazisti, la guerra manco c'erano ancora al potere, ma ci voleva altri 10 anni prima diventasse cancelliere Hitler, quindi tutte puttanate. Il fascismo è nato sulla violenza, sulla morte, sulla sopraffazione delle persone che non la pensano come te, e il film ce lo mostra chiaramente. E poi ripeto, con il discorso del 25 finale, con cui Mussolini praticamente chiarisce che io sono un re e voi non mi provate a romper cazzo, sennò vi ammazzo tutti, ma Matteotti mi pare che chiarisca il discorso. Poi la cosa buona del film di Vancini è semplicemente una: Mario Adolfo, Franco Nero, grande messa in scena, perché gli anni 20 sono ricostruiti in una maniera fantastica, una bellissima colonna sonora di Egisto Macchi e di grandissimo valore, come ho detto, la sceneggiatura di Vancini insieme a Battistrada, che fanno veramente una ricostruzione filologica perfetta degli avvenimenti e di come si sono susseguite le indagini, di come in realtà il fascismo riusciva a mascherare tutto per poi non mascherare niente, perché nessuno è stato trovato come colpevole, ma alla fine lo stesso Duce ha ammesso di essere lui il colpevole, di fregarsene altamente, visto che è questo il fascismo: io faccio il cazzo che mi pare, stempio deboli, proletari, chi non la pensa come me, chi è progressista, e non mi rompere i coglioni, perché tanto neanche nego di averlo fatto. Cioè, è inutile fare tanti discorsi, il film ti mette in ghigna il fatto che gli italiani nel 25 erano una mania di fascisti e che se anche c'erano degli intellettuali, della gente libera, non riusciva neanche a parlare, perché sennò veniva ammazzata o ingalerata come Gramsci o ammazzata come Matteotti. Mancini non è un grande regista, ma qui riesce a centrare il bersaglio, proprio perché Nero è in grande forma, Adolf è magnifico e il film ha un ritmo, proprio la tensione giusta, perché riesce a far appassionare anche chi non sa chi cazzo sia Matteotti e sarebbe il caso lo scoprisse. E questo film è uno dei film che lo potrebbe far scoprire, perché è veloce, è teso, sembra un giallo che però non ha bisogno di un finale. Il colpevole è il fascismo e l'assassino è Benito Mussolini, quella merda, meno male appesa a testa in giù. Quindi il film del delitto Matteotti è qui sotto, qui veramente siamo di fronte a un film che vi fa capire l'Italia in che stato era 100 anni fa e non mi sembra sia cambiata di molto.